La Croce Rossa italiana a Roma è attiva sul fenomeno del transito dall'estate 2014, inizialmente attraverso l'assistenza su strada, prestando cure in media a 60-80 persone al giorno. Nell'estate 2015 la sospensione quasi simultaneamente degli accordi di Schengen da parte dell'Austria e della Francia ha determinato un massiccio aumento del numero dei migranti in arrivo presso la stazione Tiburtina. A causa di ciò, al fine di gestire al meglio tale criticità, il Comune di Roma ha chiesto alla Croce Rossa di allestire in emergenza una tendopoli vicino alla stazione stessa. Qui in media sono state ospitate da 150 a 200 persone al giorno. Tuttavia, con il permanere dello stato di emergenza e con l'arrivo dei mesi invernali, l'amministrazione ha affidato loro uno degli edifici sequestrati dalla magistratura nell'ambito dell'inchiesta Mafia Capitale nel quartiere romano Tiburtino 3. Come meglio ci ha spiegato Giorgio De Acutis, coordinatore del presidio. Il presidio umanitario è stato quindi aperto il 15 ottobre, fino ad ora ha ospitato circa 550 persone, la stragrande maggioranza di nazionalità eritrea, un 25% circa provenienti dall'Etiopia e poi diverse altre nazionalità con numeri minori. Il presidio umanitario quindi è in grado di offrire un rifugio per il tempo di permanenza a Roma, ovvero un letto, cibo, assistenza sanitaria. Questo grazie anche al supporto dei circa 50 volontari della Croce Rossa, come le insegnanti di italiano e le diverse iniziative quali il pane a chi serve ad opera dell'ACLI, consistente nel recuperare presso i forni di Roma il pane invenduto del giorno prima per portarlo poi ai centri che ne hanno bisogno. Come ha puntualizzato sempre Giorgio De Acutis, tutte le persone che vengono salvate in mare o che sbarcano sulle nostre coste vengono poi accolte negli hotspot, i centri di detenzione ed identificate. Una volta avvenuto ciò, secondo quanto sancito dal protocollo di Dublino, la persona identificata è obbligata a chiedere necessariamente asilo politico al primo paese di approdo dell'area Schengen, in questo caso l'Italia. Per le nazionalità che possono accedere alle quote europee, riusciamo a far completare questo viaggio in maniera legale. Per quello che riguarda, per esempio, gli etiopi, purtroppo sono costretti a rivolgersi ancora una volta ai trafficanti, a pagare le organizzazioni di traffico e a completare quindi il loro viaggio in maniera illegale, con il risultato di rendere le organizzazioni di traffico sempre più ricche. Situazione su cui si deve intervenire se si vuole porre fine a tale scenario, perché, come ha concluso De Acutis, tante sono le persone che tentano di portare a termine il loro viaggio senza le opportune misure di sicurezza, al fine di ricongiungersi ai loro familiari che già si sono inseriti in altri paesi europei, quali la Svezia e la Germania.